È arrivato nella sede dell'ARAP in Val di Sangro a Casoli il pick-up ad idrogeno del progetto H2 Road Trip, partito da Oslo e diretto ad Istanbul. Siamo con Andre che insieme ad Els sta facendo questo lungo viaggio. Perché questa iniziativa? Abbiamo preso questa iniziativa di fare questo viaggio partendo da Oslo fino ad Istanbul per promuovere l'idrogeno. Abbiamo deciso questo 2 anni fa, visitando l'azienda Aumatec in quest'area e chiedendoci che cosa saremmo andati a fare quando ci sarebbero stati tutti i presupposti per partire. Adesso che siamo pronti, abbiamo organizzato questo road trip per promuovere l'idrogeno e le nostre tecnologie sull'idrogeno. Per l'occasione è stato organizzato un convegno da Regione Abruzzo e ARAP con rappresentanti dell'imprenditoria ed esperti per parlare dell'efficienza dell'idrogeno e la sua trasversalità, in particolare nel settore dei trasporti e come traino della transizione energetica e nello stesso tempo della crescita e protagonismo dell'economia regionale. Progetto ambizioso, ne hanno parlato il direttore generale Antonio Morgante e il vicepresidente Maria Assunta Iommi di ARAP, da tempo impegnata nell'introduzione e consolidamento in regione e in particolare nei distretti industriali di cui ha competenza della filiera dell'idrogeno, in particolare quello verde, prodotto dal processo di elettrolisi dell'acqua. Antonio Morgante, direttore generale di ARAP. Il futuro è qui, l'idrogeno è un futuro possibile? Speriamo assolutamente di sì, noi ci abbiamo scommesso tanto, ci stiamo lavorando tanto, siamo alle fasi finalmente attuative, quindi credo che a breve, anche perché i tempi del PNRR sono fortunatamente molto stretti, riusciremo qui nella zona di Vasto San Salvo e anche della Val di Sangro a costruire questo impianto di produzione di idrogeno che sarà il primo di questa dimensione, di questa importanza per tutto l'Abruzzo. Assessore regionale Tiziana Magnacca, insomma l'idrogeno è il futuro e l'Abruzzo può diventare un hub di questo, dell'idrogeno? Lo può fare come è stata capace di diventare hub di tanti investimenti che inizialmente potevano sembrare fantascientifici, poi in realtà ha saputo sviluppare tecnologie, know-how e cicli produttivi di avanguardia, tanto che ancora oggi siamo tra le 7 regioni più sviluppate dal punto di vista industriale d'Europa. Quella dell'idrogeno è un'opportunità da cogliere con grande apertura mentale, grande capacità di lungimiranza e di visione verso il futuro, mettendo l'idrogeno insieme a tutte le altre diverse fonti di energia necessarie per poter consentire alle nostre industrie di continuare i cicli produttivi. Le nostre sono quasi tutte industrie energivore, ma al tempo stesso di rispettare i parametri europei di sostenibilità ambientale, consentendo e consegnando il nostro mondo alle future generazioni, almeno nelle condizioni in cui l'abbiamo trovato noi, e migliorare quindi le condizioni di vita del pianeta.